Questa era Giancane con Ciao sono Giancane, che sembra originale, originale. No, no, però è carina la canzone, anche se ci sono un po' di paroline un po' troppo pesanti. Non so se hai ascoltato il testo, però vabbè, non possiamo dirle in diretta radiofonica. Saremo censurati, arriverebbe direttamente tra la censura. Però fidati, sono parole che vorrei tanto dirti, eh. Grazie tantissimo. Ma noi ce le diciamo fuori. Le diciamo. Comunque, a proposito di parole che vengono dette così a caso, o comunque che volano in generale, parliamo di PD. Perché io ho detto così? A noi ci manca. Non era per fare battute di un certo tipo, però... Tutti abbiamo travisato però qua. No, no, assolutamente no. Sì, parliamo di Partito Democratico perché a noi ci piace tanto parlare di Partito Democratico. Di Francia e Partito Democratico, elezioni francesi. Elezioni in generale e Partito Democratico, perché il Partito Democratico non trova pace al suo interno. Tutte queste correnti che confluiscono in quest'anima di centrosinistra, chi lo sa, o che cerca di andare a sinistra. E che invece va verso destra, e che invece va verso destra, cioè, capito? Insomma, quindi è tutto questo miscuglio di correnti. Si è aggiunta anche quella di Pisapia. Allora, Pisapia, ex sindaco di Milano, per più, cioè, insomma, dal 2012 è stato? Dal 2011. Dal 2011, ok. Adesso, ovviamente, ha finito il suo mandato, non si è voluto ricandidare e ha deciso, ha avuto questa bellissima idea di presentarsi a Piazza Santi Apostoli. Qui a Roma, che è la piazza, che tra l'altro è famosa per un altro leader, per Santi... Romano Prodi, perché il centrosinistra festeggia sempre a Piazza Santissimi Apostoli le vittorie del 96 e del 2006. Esatto, e non troppo lontano però da Piazza San Claudio, se non sbaglio, dove Silvio Berlusconi invece ci aveva fatto il Popolo di Libertà, se non sbaglio, o aveva rifondato Forza Italia. Sì. E comunque, lasciamo perdere il problema delle piazze. Comunque, Pisapia presenta il suo nuovo progetto, coinvolgendo però chi? Coinvolgendo Bersani e fuoriusciti dal Partito Democratico. Infatti tutta questa iniziativa di Pisapia, allora, anzitutto ricordiamo che Pisapia già da un paio di mesi era in fermento e si pensava ad un avvicinamento interessante con il Partito Democratico. Qua c'è stato il tema sostanziale di Renzi: ma cosa facciamo? Allarghiamo, facciamo una coalizione oppure facciamo entrare Pisapia? Tutto è stato posticipato al dopo elezioni amministrative. È qui che Renzi ha dettato una nuova linea. Guardate che le coalizioni non hanno funzionato, si vedano i comuni in Liguria. E quindi c'è questo ritorno alla vocazione maggioritaria, che era stato un vecchio punto del Partito Democratico, una vecchia iniziativa del 2007 addirittura, quindi 10 anni, quella targata Veltroni. In tutto questo, quindi, ovviamente, spinte esterne sono state, diciamo, non rifiutate, ma appunto rinviate successivamente. E Pisapia ha deciso, quindi, nonostante questo, però, di lanciare questo movimento insieme e ha voluto coinvolgere gli ex del Partito Democratico, quelli che pochi mesi fa erano usciti, cioè Bersani, D'Alema. Gli avversari di Renzi. Gli avversari di Renzi interni al Partito Democratico, la sinistra veniva chiamata. Loro si erano scissi per tante ragioni, era il tema della legge elettorale in quel momento il principale, ma comunque lo spostamento verso destra del Partito Democratico non era apprezzato minimamente. No. Era per questo che appunto il nome stesso, no? Articolo 1, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, quindi c'è questo ritorno al lavoro, ai diritti, e Pisapia sta lavorando insieme a Bersani, nella fattispecie, per rilanciare una coalizione di centrosinistra e per rilanciare una forza di sinistra oltre il movimento bersaniano, che possa quindi essere centrale, quindi nel rinnovo dei diritti, nel lavoro, nella democrazia, nei processi di democraticità e via dicendo. Una casa comune del centrosinistra l'ha chiamata Pisapia. Sì, no, assolutamente. Interessante anche ovviamente le parole di, per esempio, di D'Alema, che ne parla appunto di... sempre come il solito attacco a Renzi, dicendo che appunto non ha fatto campagna elettorale a confronto invece di chi sta facendo, come Pisapia e Bersani. Ecco. Quindi comunque c'è sempre l'attacco a Renzi su questo. Renzi che però dall'altra parte... ha criticato lui stesso. Ha criticato diciamo questa nuova versione del centrosinistra. E dall'altra parte proprio... Sì, lui dice, non mi logorate, sfida in direzione. Esattamente. Cioè, nel senso, comunque lui la vede come un attacco ben più che diretto alla sua direzione, appunto al fatto che comunque lui è stato rieletto, e alla sua leadership all'interno del Partito Democratico, come dargli torto, perché alla fine comunque questo è... Certamente, proprio perché c'è una visione diversa, non solo sull'organizzazione, vocazione maggioritaria,
oppure coalizione, e quello dipende anche dalla legge elettorale che si utilizza, ma proprio sull'elettorato su cui si vuole operare nel centro, cioè Renzi vuole sfondare la via del centro, vuole fare questo famoso partito della nazione, a differenza di Pisapia e Bersani che invece rivogliono un'ottica di centrosinistra. È tornato fuori il nome di Prodi dopo tanto tempo che non si sentiva, insomma, quindi questo La non è un mortadella è caso. sempre buona. Dopo questa battutaccia, che però fa venire fame, invece adesso ci verrebbe voglia di dormire perché gli R.E.M. con Day Sleeper ci invitano a dormire. Dobbiamo dire questa cosa qua. Va bene, non è necessario. Cioè, Ok, ora Trump, eh? yes. Yes, we can. R.E.M. Comunque è un genio Trump, questa idea. Ragazzi, i geni che l'hanno votato, porca miseria. Mia zia, tipo, metteva su Facebook, mia zia americana, metteva su Facebook Ha votato Trump? sì, lei ha votato Trump, per esempio, sua figlia invece no, ha votato Hillary, e pure il marito di mia cugina ha votato Hillary. Non ci vedranno Comunque li mai, ma io li saluto. salutano, Sì, ho visto, infatti li saluto Massimo, grandissimo. grandissimo. Dagli col PD. Grandissimo, eccolo, bravissimo, geniale. Vincono, vincono loro. Vaffanculo. E tipo lei diceva, mia zia diceva, oh no, perché adesso ci sono le rivolte, visto subito dopo le elezioni di Trump ci sono state un po' di rivolte. No, Sì. le rivolte sono fomentate da Hillary, da Barack Certo. e da Bill Clinton e da Sì, Michelle, ma diceva. perché no? Anche da Roosevelt, visto che ci siamo. Theodore, ovviamente, non Franklin Delano. Beh, ovvio. Franklin Delano, poi Theodore, apriremo il Teddy. tema dei Teddy. vaccini e vi direi, insomma. Della storia dei vaccini. Buttiamoci in mezzo tutti i presidenti, dai. Anche da Lincoln in poi. Io ho questa teoria qua, secondo la quale il più importante presidente degli Stati Uniti è stato Andrew Jackson. Quando studiai la storia degli Stati Uniti mi mise in mente questa cosa qua. Esattamente per quale motivo? Erano più motivi, mi ricordo, lui è stato il fondatore del Partito Democratico Moderno, poi era quello della frontiera, cioè comunque spinse molto più là rispetto a tutti la frontiera. Fu il presidente populista per eccellenza, ma populista non nell'accezione attuale, ma per il popolo, cioè l'accezione di già. C'erano tutta una serie di ragioni, poi me le andrò a rivedere perché erano interessantissime. Dai contatto Boh, qua per Trump. me su alcune cose Bill Clinton. Beh, non, come non pensare per esempio, no, pure O Franklin Delano, per Franklin esempio. Lui è Delano, proprio, no? anzi, forse è più Johnson e Lincoln sui neri. Eppure storicamente, per quello che hanno fatto, forse sì, Roosevelt è quello più importante. perché Roosevelt ti capita a mezzo a sta roba qua della crisi. Ovviamente stiamo parlando di Franklin Delano, Te l'ho detto, no? No, ok. Perché hanno fatto certi film bellissimi, per esempio uno era Theodore. La guerra civile americana, è la seconda guerra civile americana, un film bellissimo, fantapolitica, in cui tipo c'era sempre questo tema qua del non capisco quello che dici te, no? Per differenze razziali, quindi nel sud si parla in un modo differenza del nord, no? Ma anche proprio persone dello stesso, della stessa etnia, no? Tipo i suggerimenti al presidente, fai come Roosevelt ha fatto così, no? Lui per esempio però interpretava il presidente Theodore Roosevelt, no? Presidente degli Stati Uniti del Sì. momento. Quindi tipo andava tutto all'attacco, invece in Franklin Delano è un'altra cosa. Allora. Questi erano i R.E.M. Come dimenticava questa canzone bellissima, targata 1992, se non sbaglio, insomma. Daniele, caro, tu te li ricordi? Cioè, Here I am, sì, Losing My ecco. Religion, grande Vabbè, canzone. tu l'hai preso proprio la più stereotipata, complimenti. Peggio di così proprio, guarda. Mo fa un po' mi devi fare Despacito, eh? No, Salutiamo quelli di Around the Pop, ovviamente, non perché lo sennò... farei mai. Allora, è il momento di prendere la nave e di salpare in direzione America, perché noi lo facciamo sempre. Dal Partito Democratico al Partito Repubblicano. Altro che, ci piace andare sempre in America ogni tanto perché il caro Donald Trump, come al solito, ci offre sempre queste bellissime notizie da dare, no? E ovviamente, come possiamo non accennare al fatto che il caro Donald Trump, nei suoi innumerevoli Twitter che manda ogni giorno, ne ha fatta una bellissima, Ha fatto tra virgolette, una bellissima GIF,
Ovviamente c'è un suo famoso video di tantissimi anni fa in cui lui nella SmackDown No, no, è WrestleMania Raw. 23, Ah, no, ok. l'evento più importante di tutti. Vabbè, comunque. Match fra Umaga e... Vabbè, dai, su, ti prego. Ma belle storie. Bobby Lashley, lui prende il capo Vince del McMahon. Vince McMahon, il capo del CEO della WWE, e lo atterra con un cazzotto, con una Sì, cosiddetta clothesline, bellissimo. praticamente. Però cosa ha fatto in questa gif? Ha messo il volto, a posto del volto di Vince McMahon che riceveva questo pugno, questa bracciata. Il logo della CNN. Esattamente, la CNN che lui poi ha ribattezzato come FNN, Fake News No, Network. Fraud News E invece poi ho scoperto in verità che è proprio fake Network. Ha news. proprio detto Sì, fake? Ok. esattamente, esattamente. Sì, no, lui ha messo. Anzi, E l'ha scusami. definita poi, però esattamente, fraud news l'ha Sì, definita. esatto, lui ha messo l'hashtag Fraud News. E beh, sostanzialmente fa tutta questa GIF per, ancora una volta, criticare la stampa, i media americani che nei suoi confronti emettono notizie false, in qualche modo Secondo la sua cercano, opinione. cercano di destabilizzare un po' il suo potere, la Casa Bianca. Caro Daniele, perché ha fatto questo Donald Trump? È da tanto tempo che i media non solo sono freddi, ma proprio stanno lanciando una vera e propria battaglia, proprio anti-Trump, ma con volontà, dicono gli stessi media, appunto, di rispettare la libertà, no? Gli Stati Uniti si fondano nella triade degli Stati Uniti, non c'è solamente la ricerca della felicità, ma c'è anche la libertà, che è fondamentale, un concetto importante. E quale migliore espressione della libertà se non la libertà di stampa? Cioè, la democrazia cresce attraverso la libertà di stampa? Certamente sì, secondo i media statunitensi e secondo la loro storia. Non sarebbe uscito senza media, senza inchieste mediatiche, il caso Watergate, tanto per fare un esempio che è il più famoso. Nella fattispecie, però, appunto, lui non solo ha criticato la CNN, che ovviamente si è difesa dicendo che è un giorno triste, anche perché ha Esatto, incoraggiato, volevo portarti a anche questo. perché così incoraggia, dice la CNN, ad attaccare La violenza contro contro, i riporter, contro ovviamente, i giornalisti. reporter. Ricordiamo che il 24 maggio un deputato, Gianforte si chiama tra parentesi, quindi Gian Gianforte, quindi di origine sicuramente Sangue italiana, ha italiano. aggredito un reporter, un deputato Magari di della... Ostia. Un deputato dei repubblicani ha attaccato un reporter, Sì. peraltro The Guardian, quindi neanche statunitense, rompendo gli Bellissimo. occhiali, insomma, quindi comunque un attacco violento. Trump però ha risposto, cioè, nonostante questa presa di posizione, diciamo pure delusa appunto della CNN, un giorno triste, ha risposto nuovamente, ha fatto Twitter. un nuovo tweet definendoli appunto media disonesti, quindi Non c'è... ci impediranno mai di raggiungere, sentite bene, i nostri obiettivi per conto del grande popolo americano. Questo è scritto in maiuscolo con l'hashtag America First. American First. E ovviamente c'è subito creata un mulinello di risposte politiche. Ovviamente il Partito Democratico, per esempio Nancy Pelosi, hanno risposto duramente, ma anche interno al Partito Repubblicano, anche il portavoce tra 2001 e 2003 di George W. Bush, come presidente lì alla Casa Bianca, diciamo, A refresher. ha definito questa iniziativa un'iniziativa negativa. Ricordiamo che non è la prima volta che l'amico Trump Non fare il social, Daniele. emette queste iniziative antistampa. Era già capitato, per esempio, il 29 giugno scorso, che la conduttrice, sicuramente d'origine polacca, Mika Brzezinski, fosse stata attaccata direttamente da Trump, che l'ha definita appunto una matta con basso quoziente intellettivo. Questo perché? Perché all'interno del Morning Joe, un programma appunto dell'MSNBC, Trump era stato nuovamente attaccato, proprio però, diciamo, per la necessità, per la voglia di esprimere al massimo questa libertà di stampa. L'uomo più potente del mondo può essere attaccato. E, tra parentesi, aggiungo che questa destabilizzazione nei confronti di Trump effettivamente poi istituzionalmente non può esserci, perché non c'è neanche un istituto di fiducia negli Stati Uniti come lo conosciamo noi, perché non è una repubblica parlamentare, ma è totalmente presidenziale. Quindi No, questo ma poi discorso... io penso che cioè, lui lo sa benissimo che il presidente degli Stati Uniti è per forza preso di mira comunque da una parte considerevole del paese, quindi non potrà mai esserci un momento di calma per lui. Non è stato il Non è mai stato primo così, e non ecco, sarà insomma, l'ultimo. quindi no, lo deve un po' accettare, soltanto che è un po' permaloso il nostro Donald, è un po' troppo forse. Esatto, se ne deve fare una ragione, come avrebbe detto la cara ex presidente della regione Polverini, no? Vabbè.
Un'ultima cosa, giusto per parlare sempre di Trump, c'è chi, per esempio, come Stephen Hawking, grandissimo scienziato, sempre in materia di Trump, ha detto che per colpa di Trump la Terra rischia di scottare a livello proprio di clima molto più di Venere. Ecco, insomma, quindi questo è per dare un altro attacco a Trump, chissà se risponderà pure a lui, non lo so. Vedremo. Detto questo, andiamo in musica con Marracash e Tiziano Ferro. E Giovanni. E mi senti? Dicevo, questo è Tiziano Ferro, no? La prossima è Tiziano Ferro. No, Possiamo togliela, togliela. sfanculare Tiziano Ferro e mettere. Oggi è morto Villaggio. Mettiamo uno di De André, che era uno dei Non suoi migliori c'è, amici. Non non c'è c'è De De André. Mettiamo qualcosa di rock, Cristo santo, vi prego. André. Aspetta, no, 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 vai su Category. Ok. Adesso vai su Goldie. Scendi, scendi, scendi. Scendi ancora con la G. Cos'è Goldie. Goldie? Vai. Ok. E vai giù adesso. Ma sono tutte italiane? No. No. Vediamo un po'. Sì, no, sto vedendo se c'è qualcosa. Scendi ancora. Se no, su in alto, a sinistra, c'è scritto sopra category, c'è scritto search. Lo vedi? Ok. Digita The Who, come il gruppo. Ok. Metti Behind Blue Eyes. Vai. Carino. Un po' di rock. Ok. Grazie. Altra cosa, sempre nella cosa nel Raduni? searching, su in alto, ok, cancella. Scrivi Chi Tears c'è for qua? Fears, sempre. Dai, non li chiamiamo Goofy. Tears, Abbiamo parlato tutto il tempo del T-E-A-R-S. PD, Carlo. Per te. Ok, ah E no, per c'è una bella solo partita da questa. basket, Vabbè, va ancora bene. niente, lascia così. E Raduni lo teniamo? Raduni, toglilo poi, Giova. La cosa gialla, lo vedi? Alla tua destra, sulla parte di destra. Vedi, c'è qualcosa giallo così te lo raduni. Come senti? Giovanni? Giova? Senti? Ho detto la parte gialla. Raduni, toglilo. Ok. Se Poi ci sta fai una seguendo cosa. Marco Vedi Terzoli, la non ti ho risposto per questo canzone perché che hai sto in messo alla diretta. fine, My Propeller, sulla destra. Rimani sulla destra. Ok, bravo. Metti al posto di Marco Mengoni. Cioè, metti quella. Ok. Lo toglierò di mezzo a posto. Finalmente una cosa di serio dice. Di qualcosa di sinistra, eh. Qualcosa di sinistra. Sono Fortè, Ah, sarà pure forte. Trump ha twittato. Aiutiamolo. Che palle! Vedi? Che ci abbiamo, bambino? Di mare in No, 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 ci Giappone? abbiamo Tira prima fuori il qualcosa prima Giappone. del Giappone. Cosa buono? Stai Parli buono. solo te, non so niente del Giappone. Ne faccio una io e una tu. Ok. Sto rientrando. Cadagna? Cadagna? E passando dall'America, noi andiamo dritti dritti in Asia. Dove? In un paese che è stato sotto L'influenza l'influenza americana per statunitense per una tanti anni. decina d'anni almeno dopo la seconda guerra Ah, mondiale, che ha certo. imposto praticamente la La Costituzione Costituzione che conosciamo. che conosciamo, Vedo che quella di. anche lei ha frequentato il corso del professor Fiorentino. Però no, no, questa non, no, No, questa sa anche diritto costituzionale questa. no, però non l'ho mai Non ha fatto. fatto manco quello. No, 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 le so di mio queste cose qua. 1951, nuova Costituzione E chi giapponese. era l'ammiraglio americano che l'ha imposta? Devi capire, McCarthy. Devi capire che l'audio è MacArthur. MacArthur. MacArthur era quello del McCarthyismo, MacArthur era infatti, un'altra giusto, cosa. giusto.
Devi capire che l'audio va e viene, io Sì, sento solo parole certo. come Giappone. Vabbè, comunque, sì, Zaccheroni, siamo Zaccheroni. arrivati in Giappone, la meta dei calciatori che vogliono in qualche modo finire la propria carriera, che vogliono guadagnare di più, chi lo sa. Un tempo funzionava così, sicuramente dobbiamo radunarci qua Cioè, quella è la Cina, intorno poi, mi sa. al. Un tempo era così però in Giappone, dobbiamo radunarci intorno un istante di silenzio per Honda che lascia il campionato italiano, seguito da Honda con la 10 che era stato un tempo di Gullit e Savicevic. Comunque, a parte questa parentesi calcistica che Daniele ama tantissimo tirare fuori tutte le volte, siamo andati in Giappone perché, non contenti di aver fatto elezioni su elezioni in Europa, noi ci piace andare a vedere anche le elezioni fuori. E il Ma non tu Giappone, qualsiasi lezione classica, ma proprio. l'elezione del primo ministro giapponese, signori, perché comunque stiamo parlando di Shinzo Abe, no? Il famoso Shinzo Abe, che è il primo ministro, il premier giapponese. Che ha avuto le ultime elezioni che sono ancora in chiusura, quindi stiamo parlando ancora di affluenza, ancora che sta per terminare oggi. Comunque, al momento, rispetto alle precedenti votazioni del 2013, parliamo comunque di una disfatta, da quello che si può vedere un po' dal conteggio, nei confronti invece dell'altra candidata, ho detto, e non candidato, perché si chiama Yuriko Koike. Che primo governatore donna eletta un anno fa, tra l'altro di Tokyo, si è candidata come primo ministro ed ha avuto al momento un ottimo risultato. Parliamo insomma comunque di tra 73 e 85 seggi, a differenza appunto quelle su 126 contesi, quindi comunque è più della maggioranza, rispetto al povero Shinzo Abe che in qualche modo sta uscendo sconfitto da queste elezioni. E ricordiamo che cosa è importante ricordare che in Giappone, per tutto il periodo post-statunitense, post-influenza statunitense, c'è stato solamente un momento storico in cui il partito classico, il partito liberale, non abbia vinto. Solamente una volta, e peraltro è durato pure meno il governo, perché quella sì che è una repubblica parlamentare. E ricordiamo che la Yuriko Koike, tra l'altro, fa parte di un partito che viene considerato populista. Ora, approfondire sul populismo in In Giappone mi sembra un po' Giappone. troppo inadeguato in questo momento. Comunque, era un piccolo flash che volevamo darvi sulle elezioni in Giappone. Adesso però dobbiamo tornare in Europa, per forza, caro Daniele. Per forza, perché proprio pochi giorni fa si è tenuto un incontro a Parigi fra i ministri dell'interno italiano, ovviamente Minniti, quello tedesco, De Maizière, e quello francese, Collomb. Insieme a loro vi era il commissario europeo per i migranti. Il tema ovviamente sono le migrazioni. E si è raggiunta un'intesa. Perché fare questo incontro a tre e non appunto, completamente i 27 paesi dell'Unione Europea, 27 al netto dell'uscita dell'Inghilterra? Perché questo concerto di persone si terrà il 6 luglio a Tallinn. E il tema migranti è ovviamente centrale in questo contesto, proprio perché pochi giorni fa l'Italia aveva minacciato: guardate che chiudiamo i porti, non accogliamo più migranti, o comunque vi sarà una riduzione sostanziale. E all'interno di questo accordo fra questi tre stati per salvare il salvabile, si è arrivati ad alcuni risultati importanti. Anzitutto si è messo su carta la necessità di coordinamento e necessità di aiutare l'Italia, proprio perché vi è una diciamo un momento in cui non si riesce più ad accogliere, dal momento in cui un tempo i migranti in Italia venivano per andare poi nei paesi del nord, nel momento in cui alcuni paesi del nord, si pensi alla Francia, alla Svizzera, che è sempre stata così, l'Austria, chiudono i confini, questi migranti restano solamente in Italia, che è un ponte nel Mediterraneo. All'interno di questi discorsi, cosa è successo? Di questo accordo, cosa prevede? Regolamentazione delle operazioni delle NGO, le organizzazioni non governative, le cosiddette ONG. Bisogna limitare il movimento di barche, specialmente quello nelle acque territoriali libiche. Bisogna coordinarle, devono stare sotto il cappello, diciamo, della Guardia Costiera. Trasparenza sui finanziamenti delle NGO. Ricordiamo che vi è in corso una inchiesta importante delle procure siciliane che. Appunto, secondo il Corriere della Sera, il 90% degli accostamenti, appunto, dei salvataggi delle NGO, delle organizzazioni non governative, arrivano
nel 90% dei casi con anticipo rispetto alla loro richiesta di aiuto da parte dei comuni che portano i migranti disperati dall'Africa in Europa. Com'è possibile? Da qui è nata una grande inchiesta anche appunto giudiziaria e ora vedremo pure in futuro se vi è questo legame che c'è, secondo quali vi è, secondo tanti altri ovviamente non vi è, tra trafficanti di persone e organizzazioni non governative. Poi abbiamo ipotesi di coinvolgimento appunto anche di altre parti all'interno di questo accordo. Si pensa che Malta potrebbe essere coinvolta, ovviamente è complicatissimo questo discorso. Distribuzione di migranti, non si può solo ed esclusivamente piazzarli appunto in Italia. L'Italia proprio richiede la possibilità di poter ridistribuire nuovamente. Nuovo piano ricollocamenti, quindi esternalizzazione delle frontiere italiane in Libia, cioè dare l'opportunità alle guardie costiere italiane di muoversi Di agire anche in anche Libia. E agire in mare libico e non solo. chissà se questo programma verrà veramente rispettato, cioè, ce l'auguriamo tutti in parte, in alcuni punti forse sarebbero d'accordo anche i nostri amici leghisti, sicuramente. Certamente sì. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare chi? The Chi? Who? Chi? Behind Blue Eyes. Non hai sentito la battuta. No, è che era troppo triste. Chi? Who? Chi? Who? Chi? Who? Tipo, are you Charlie, talking to me? Are you can you talking to talk to me? me? Allora. Ah, no, è che tu non hai visto il video del wrestling. Scusa. Ciao, Carletto. Ci saluta. Ciao. 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 Sembra io Bob di sì. Ciao. Seguimi. Ora abbiamo il bambino. Charlie Goff. Charlie Guard. Qual è la traduzione migliore per rescue? Salvataggio? Hai visto un film che si chiama Rescue Down? Come il papu. Ma io Dimmi. avevo letto che a questo bambino qua gli staccavano il 29 la spina. L'hanno rimandato di qualche No, 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 giorno? hanno rimandato. Soltanto che non si sa che termine. Cioè, Lo tipo, sanno? non si è ancora saputo il termine. Giovedì hanno detto che praticamente cioè.1971 con i Who e Behind Blue Eyes, Behind Your Blue Eyes, caro Daniele, guarda, penso, Grazie. che complimento ti ho È fatto stata qua. utilizzata da Donnie Darko questa canzone, forse nel film di Donnie Darko? No, 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 sono sicurissimo.
Assolutamente. Prima di sì. No, la colonna sonora di Donnie Darko è molto bella, ci Sì, sono come delle no, canzoni come bellissime, tra l'altro i Tears for Fears che ci saranno dopo. Però comunque no, non c'è questa canzone. E adesso, come avevo annunciato all'inizio della puntata, tocchiamo un tema che va un po' oltre la politica, e c'è purtroppo di mezzo anche la politica, ovviamente, ma la giustizia, la sì, giustizia. va un po' a toccare quelle che sono le cose più umane possibili, cioè la vita e la morte. È il caso ovviamente del piccolo Charlie Gard, questo bambino inglese che è nato purtroppo con una disfunzione che si chiama la mitocondriopatia. Detta anche sindrome da esaurimento mitocondriale. Esatto, sostanzialmente non fa funzionare i mitocondri, che sono queste piccole particelle all'interno delle nostre cellule, sono organelli all'interno delle nostre cellule che producono Danno l'energia, l'energia, insomma, esattamente. sostanzialmente al piccolo Charlie non funzionano bene e di conseguenza la malattia porta poi dopo a un regredimento delle funzioni vitali fino alla morte. È una malattia rarissima, addirittura si parla di 16 casi al 16 casi giorno. al mondo, esatto, Al 16 mondo, casi, al mondo. insomma, quindi è veramente rara. Comunque, fatto sta che il piccolo Charlie Gard in questo momento si trova in ospedale, ovviamente attaccato ad una macchina. Che lo mantiene in vita, quindi basterebbe semplicemente spegnerla per finire tutta questa cosa, ma i genitori hanno giustamente, ingiustamente, non lo sappiamo, questo ancora è una scelta ovviamente personale che rimandiamo anche a voi il giudizio, hanno deciso comunque di continuare, nonostante le soluzioni mediche siano praticamente impossibili, cioè non c'è possibilità di uscire fuori da questa malattia, di continuare a tenerlo in vita. Addirittura c'è anche un caso in Italia di un bambino che ha questa stessa malattia, che sono 9 anni che è attaccato alla macchina, lo leggevo proprio oggi. E addirittura sì, adesso si sta usando questo caso italiano in qualche modo per spingere, di pressare su questa cosa. Sostanzialmente, qual è il problema che è uscito fuori? È il fatto di spegnere o meno la macchina, perché. Martedì scorso la Corte Europea dei diritti sull'uomo, che precisiamo non fa parte dell'interno dell'Unione Europea come istituto dell'Unione Europea, è una corte sì legata ovviamente al nostro continente, però non c'entra nulla con quelle che sono gli organi istituzionali dell'Unione Europea. Ma qualcuno, e non faccio nomi ovviamente, ha tirato fuori questo sistema, questo escamotage per in qualche modo per attaccare l'Unione Europea ancora una volta. Tu puoi ben capire di chi sto parlando. E sostanzialmente la Corte Europea ha detto, anzi ha dato in qualche modo ragione, dopo 3 gradi di giudizio che ci sono stati all'ospedale, dicendo che in qualsiasi momento può staccare la spina. Sì, perché sostanzialmente la Corte Europea dei Diritti ha detto che prolungando la vita sarebbe un dolore continuo, sofferenza e stress per il piccolo. Queste sono proprio le parole citate. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che sì, il 26 giugno ha respinto il ricorso dei genitori, proprio perché, cioè, la nascita di questa informativa della Corte nasce proprio dal fatto che già l'altra Corte di Britannica, come dicevate, era stato richiesto, insomma, un suo giudizio sul tema. E da dove era nato questa richiesta di giudizio, questa invocazione? Dai legali dell'ospedale dove è ospitato il piccolo Charlie, quindi il Great Ormond Street Hospital di Londra. Dall'altra parte, ovviamente, vi sono gli avvocati dei genitori che, contrariamente, non vogliono staccare la spina, ma vorrebbero portare il bambino negli Stati Uniti per una cura sperimentale. E non solo, hanno pure fatto attraverso una raccolta fondi, 80.000 persone hanno partecipato, arrivando oltre 1.200.000 sterline circa, proprio per portare il bambino negli Stati Uniti e provare questa cura sperimentale che possa salvarlo. Sì, salvarlo ovviamente insomma, una parola molto forte, caro Daniele, perché questa malattia purtroppo È non ha molta incurabile secondo i è medici, incurabile principalmente. Ora, proprio perché è sperimentale questa non qua. mi sento di andare contro la scienza, ovviamente, su alcune cose, però è chiaro che se ci fosse una speranza, uno la può dare. Il problema è proprio questo, cari ascoltatori, è proprio cercare di capire dove va a finire, insomma, la nostra decisione di fronte a delle cose che in qualche modo vanno un po' fuori la stessa decisione, proprio il nostro ego, la nostra sensibilità, ecco.
ci sentiamo abbastanza padroni di poter dire a due genitori: guardate, noi stacchiamo la spina anche se voi, dopo ci, anche se voi ci credete. E dall'altra parte hanno il diritto dei genitori stessi e non la scienza, quindi non i medici, non il diretto interessato a dover decidere. Cioè, qua sì, i soliti pesi e contrappesi, le solite misure di cui bisogna sempre Ci trattare. ritorniamo tra pochissimo, intanto andiamo proprio ad ascoltare una canzone che un po' ci fa pensare, perché è It's My Life, vedi? Dei no doubt. Però dei nessun dubbio. Sì, no, però It's My Life. Adesso, reazioni, quindi Papa, il fatto del bambino Gesù che tira fuori, Trump che adesso ha twittato, Lasciai. la CEI, insomma. Chissà se i radicali hanno detto qualcosa. Chi? Radicali. Ah, comunque sì, cioè praticamente qualche idiota leghista, ovviamente non sapendo che la CEDU faceva parte, era una cosa a sé, ha detto che ovviamente è l'Europa che ci comanda pure sui bambini. Ma hanno fatto anche, lo sai, in Inghilterra questa cosa qua. Hanno spinto molto. Proprio ho letto un articolo che diceva che questa sentenza della Corte europea può, cioè, influenza molto il tema Brexit. Pro Brexit. Sono questi. No, però prendi il coso della CEI che io non ce l'ho aperto. No, io ho letto solamente questa cosa qua al volo. Cioè, se poi parliamo del Papa, ovviamente, no? Vedi se c'è qualcosa di Salvini. Vedete che sta più vicino. Io ho preso anche questo da un blog che è un bioetico, però è troppo lungo da dire. Chi va là? Non posso vedere chi è. Chi sei? Palesati. Se è Rodin non si vede sera mai perché prende l'ombra. Lui è D'Alema. Eccolo qua. Sì. Salvini, omicidio con UE complice. Eccolo Stronzo chi lo vota però. Dieci secondi. qua. Vai, entra te. It's my life! Don't you forget! Beh, uno aspetta che tu rientri dopo tutta sta cantilena che hai fatto in Non backstage, ho fatto nessuna invece. cantilena e abbiamo pure le prove qua, se vogliamo dire. Comunque questi erano i No Doubt con It's My Life, grande, grande pezzo. Il mio E rimarrà nella storia. Un 17-18 e. Comunque, continuiamo a parlare del caso Charlie Gard, perché ovviamente tutta questa storia ha scatenato un putiferio di reazioni da una parte e dall'altra. Il primo di tutti, un po' l'avevo accennato prima, comunque parliamo ovviamente di una relazione, quella di Salvini, che
diciamo, un po' troppo esagerata, mettiamola così, voglio essere Sicuramente. gentile. Lui comunque parla ovviamente di Unione Europea complice di un omicidio, perché lui parla di omicidio in questo caso, e da papà ovviamente si augura ovviamente un abbraccio, una cosa, comunque cerca di mettere il lato umano in questa cosa. Ora, come abbiamo spiegato, comunque la CEDU non fa parte dell'Unione Europea, ma Salvini non l'ha capito questo e ovviamente ci sta marciando sopra. Inutile che vi leggo i commenti sotto che hanno fatto sotto al post di Salvini, però potete immaginare di che tipo di populismo stiamo Che parlando. livello è? Esatto. Un'altra reazione interessante, ovviamente, è quella del Papa e della comunità. E della comunità, Episcopale sì, italiana? esatto, insomma, della comunità cattolica in generale. Sì, infatti, addirittura si allora, ovviamente il Papa, come già nel passato, già nei casi italiani in cui si era, a metà del decennio scorso, si era parlato molto di eutanasia, testamento biologico, erano temi molto importanti e ovviamente anche in quel caso l'allora Papa era sceso in campo sul tema politico. Non è un caso che anche ora Francesco abbia sostanzialmente detto che bisogna rispettare la volontà dei genitori, che ripetiamo è quella di trasportarlo negli Stati Uniti per una cura sperimentale. Dagli un ultimo tentativo prima di. E l'extrema ratio appunto è stata definita proprio dalla CEI, no? Dicendo guardate che i bambini Gesù e i gemelli sono pronti ad accogliere questo piccolo Sì, questa bambino. è proprio notizia di oggi, che comunque la disponibilità da parte dell'ospedale romano qui è appunto strettamente legato allo Stato del Vaticano, di accoglierlo e di mantenere le cure qui in Italia. Chissà se l'appello verrà preso in considerazione, come un altro appello che di pochissimi minuti fa è quello di Trump, tra l'altro, che abbiamo già citato parecchio durante la puntata, che in un Twitter dice: se possiamo aiutare il piccolo Charlie Gard come i nostri amici in Gran Bretagna e il Papa, saremo felici di farlo. Quindi l'America di Trump accoglie a braccia aperte, insomma, il piccolo Gard. Sempre se verrà in qualche modo lasciata, data la possibilità ai genitori di portarlo in America, perché comunque è una. Per ora, ovviamente, Al momento non c'è. dopo tutti i gradi di Sì, giudizio, dopo questa CEDU. l'ospedale in qualche modo ha chiuso le notizie perché ha parlato insomma di rispetto della privacy in questo momento e di nessuna ulteriore comunicazione. Vedremo se ce ne saranno altre, anche perché comunque ha lasciato un periodo di tempo ai genitori per riflettere. Quindi vediamo questo periodo di tempo quanto si prolungherà e come. E ci andiamo ad ascoltare adesso un altro ultimo brano musicale e poi dopo rientriamo per i saluti, caro Daniele. Guarda, questo è l'ultimo blocco quello che facciamo, quindi togli la canzone. Mettila alla fine e basta. Scialla, ancora qua. Vado 5 minuti di questa canzone. Mettila alla fine. No, mettila alla fine. Poi togli un tappeto. Ok? E togli un altro jingle, uno dei due. Perfetto. Vogliamo pure rientrare, come si dice, dopo Fabri? Con la musica sotto per chiudere? O la facciamo tutta, 4 No, minuti, eh? Poi vabbè, sì, possiamo. sforiamo, capito? Solo per questo. Ok, tagliamo un po'. Poi diamo adito al ragazzo là, entrare là, fa così. Non ci lancio il cellulare. Che giorno è oggi? 2 giugno? 2 luglio, 3 luglio? 3 luglio. 3 3-3. luglio? Oh, 3 luglio, ma quando è che la prossima è l'ultima? Dobbiamo La prossima è l'ultima. fare un riassunto di quello che è capitato. Secondo me neanche, francamente. Possiamo farlo tipo a fine dicembre. Lo farai a Ma tu fine quant'è che stai fuori? 6 mesi? Quant'è? dicembre. Fino a febbraio, sì. Poi non lo Quindi so. cos'è? Non devi prendere la laurea prima qua, prima di prenderla là? Sì, no, là devo fare un pezzo di tesi e gli ultimi esami. Poi sì, torno qua, mi laureo d'estate e basta. Ciao ciao. E poi si vedrà. Giova. Taglia un po', guarda. Faccio rientrare pure adesso se vuoi.
E siamo arrivati alla conclusione del nostro programma. E, caro Daniele, perché come al solito. Il radar si ritrae. Eh beh, certo, il radar. No, no, si spegne proprio. Cioè, si spegne. Cioè, il pulsantino qua, lo vedi, quello lì. Il pulsantino lo spegni e il radar si spegne. Perché, insomma, ogni settimana si accende, ma si deve anche spegnere, giustamente. Fortunatamente per chi ci ascolta, direi, dai. Ah, ma quanto sei rompiscatole. Comunque, vabbè, prima di salutarci, è il momento radar caciara, come al solito, quello che chiamiamo noi, perché comunque è anche giusto. No, vabbè, io personalmente volevo fare un omaggio a un personaggio del cinema italiano che è venuto a mancare proprio oggi, che è Paolo Villaggio. Non so, io personalmente comunque ho visto tutti i suoi film, comunque il personaggio di Fantozzi per me rimane uno dei miei più cari, insomma, all'interno del cinema. Non sono ovviamente un grande fan, non mi strappo i capelli, oddio che è successo, però comunque umanamente mi dispiace perché comunque è un pezzo di cinema che va via. Poi Io non so a mi unisco, te. diciamo, a questo commiato, però dall'altra parte bisogna pure ricordare che 30 anni fa da oggi è stata una Qua. data importante per il mondo, non solamente per il mondo del calcio, Sì. perché Arrigo Sacchi è stato assunto dal Milan di Berlusconi come tecnico proprio del Milan, Vabbè. in quanto aveva battuto col suo Parma della Serie B il Milan 2 volte in Coppa Italia. Ecco. E da Dopo lì che l'epopea del basta Milan dei così, Sacchi, degli Daniele, immortali. accuccia, vai a giocare a calcio, vai a giocare a calcetto. Comunque, ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui su Roma 3 Radio, però prima a te l'onore di iniziare con i social, visto che. Iniziare, io li faccio un po' a salto invece per darti fastidio. Streaming sul sito radio.uniroma3.it, altrimenti seguiteci su Twitter Roma 3 Radio, altrimenti guardate Spotify e cercate Roma staccato 3 Radio. Vai, vediamo se te li ricordi. E poi c'è l'email roma3radio@roma3.it oppure lo streaming No, quello è stato detto. TuneIn, ovviamente, dall'applicazione TuneIn e poi la pagina Twitter Che è stata roma3radio. detta. Non ti ricordi per caso di Facebook Roma staccato 3 staccato radio e Instagram Roma 3 radio tutto I attaccato? nostri amici l'avranno già capito, senza che li mandiamo in confusione. Comunque, seguiteci perché adesso, dopo di noi, ovviamente, level up e i vuoti cosmici, quindi videogiochi e filosofia. Un bel E mix. dai. Detto questo, ci salutiamo, ci vediamo la settimana prossima, che sarà l'ultima puntata di Radar e grande festa. Pum pum. Saluti da me, Fabrizio. E Daniele, ciao, saluti a Giovanni, da Giovanni pure. Era brutto non salutarlo, cazzo. Ah, Paolo Villaggio non parli di Arrigo Sacchi, dai, oh. A righe, a righe. Io non so chi è online, lo saluto per essere rimasto fino alla fine. E che volete farci? Ciao!